Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao Vittoria, ciao Salvo, ciao Carmine, ciao Claro, ciao Luca, ciao a tutti, ciao Giona, ciao Vincenzo, come state? Scusate il ritardo, un quarto d'ora mi sono perso a finire una cosa e basta. Dai ragazzi, vediamo chi c'è oggi. Allora, fatemi vedere. Tra l'altro, fatemi controllare se sono arrivate delle richieste nel sito. Controllo subito. Non mi ricordo più. Ok. Vediamo intanto chi c'è qui. Bilocco, non so se ti avevo già sentito Bilocco, vediamo. Cannaboom, first question of topic, diritti musicali, mode. Ciao! Ciao, buonasera. Allora, Come ti chiami? io sono Lorenzo e vengo da Pisa. Cosa fai? Ciao. No, ti ho inviato. Sì. Allora, siccome ho visto che fai dirette, no? Dove ascolti Sì. ragazzi, insomma, quindi nulla, ti ho inviato via mail un MP3. Come ti Non so chiami? se ti andava di darci un ascolto. Come si chiama il tuo email? Ci ho messo Canova Ascolta, poi ci ho messo il titolo della mia canzone, Sesto Senso. È una demo, eh. Qual è il Non è tuo ancora nome, completa, dico? però. Qual è il tuo nome? Biloco. Biloco, il solito nome che vedi qua scritto. Cioè l'email è così? No, sì, c'è cioè l'email è biloco208. Ok, aspetta, Biloco. Come è scritto? Biloco? Biloco, No, esatto. non lo trovo, sai. Te l'ho inviato su Gmail. Gmail? No, devi mandarlo a musica@canova.pro. Allora non ho capito nulla, perfetto. Esatto, dai, me lo mandi dopo e magari ti richiamo. Ciao. Vai, perfetto, Ciao. bella. Ciao. Ok, ragazzi, vediamo un po' di movimentare. Marco Pisano, mi sembra di non averti mai sentito. Marco, sei nel buio? No, scusa. Figurati, Ciao, scusami. puoi accendere anche una luce se vuoi. Sì, ci sono. Ci eravamo Perdonami. già sentiti, però. No, non ci eravamo sentiti. No, mi ricordo la No. tua faccia, perché? Non lo so, però io ti ho mandato Sì? delle mie canzoni che avevo scritto via email. Ho scritto un po' di. Dimmi com'è il tuo email, Marco Pisano? Sì, pisanomarco2608 @gmail.com. Ok, ma non c'è la canzone, c'è un testo. Sì, perdonami, scusami. Ti ho mandato sì, de dei testi di canzoni scritte da me. Un testo E solo, uno. uno solo? Sì, si chiama Ciao. Fai così, Sì. mandami la canzone se vuoi, così la posso sentire dopo. Ok, e poi ho anche altre canzoni, c'è solo una piccola problematica. Io ce l'ho cantata a cappella, ne ho una che si chiama Silvia e un'altra che è WhatsApp. E l'unica cosa è che non ho una base, cioè io ti avevo Ma scritto. mandamele, poi magari le sentiamo, dai. Dai, Va bene, grazie, gentilissimo. Allora, te le alla mando. prossima. Ciao, Ciao. buona serata. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. Ok, ragazzi, partiamo senza aver sentito niente in due. Vediamo un po'. Cecilia, ti avevo già sentito. Io non mi ricordo più, ragazzi, che ho già sentito o no. Proviamo Cecilia. Scusa Fede, ci sei anche tu. Ciao Cecilia, come Ciao. Bene, stai? Bene? Da grazie. dove ci Tu? chiami? Da Da Milano. Milano? Cosa fai? Canti, suoni?
Canto, suono e fischio. Buono. Ma guarda che fischiare è difficile. Sai fischiare bene. Guarda, è un'arte fischiare. Io amo fischiare. Ho imparato prima a fischiare che a cantare. Sai che ho lavorato prima che morisse con Alex Alessandroni Senior, che è il, considerato il fischiatore per eccellenza, no? Quello che ha fischiato nei film celebri di Fellini, di Sergio Leone, negli Spaghetti Western, di Nino Rota, oltre ad essere un musicista straordinario. È morto all'età di 92 anni, se non sbaglio, in Namibia. Conosco bene anche il figlio, che è Alex Alessandroni Jr., che ha suonato con me in tantissimi brani e dischi che ho prodotto negli ultimi 10 anni, ed è un musicista altrettanto straordinario che vive a Los Angeles da ormai 38 anni e ha collaborato da Natalie Cole a Pink, a Nelly Furtado, a mille artisti, come pianista, a Whitney Houston, Bobby Brown, eccetera. E perciò questa è la battuta che facevo all'inizio, non era una battuta in realtà, perché fischiare è un casino pazzesco per avere un suono. Cioè, il suono registrato, no, del fischio è difficilissimo prima di tutto a registrare, ed è difficilissimo da farlo. Perché? Perché il maestro Alessandroni mi insegnava che non c'è tanto fiato. Che non c'è fiato proprio, cioè lui emetteva tantissimo suono e pochissimo fiato, mentre la cosa comune quando uno fischia e viene registrato da un microfono è che si sente un sacco di vento, no? Di aria che esce dalla bocca, e quello rovina la registrazione. Infatti io fischio sempre di lato, cioè non fischio mai. Quello è un altro trucco, però il grandissimo Alessandroni, che è forse considerato appunto il maestro fischiatore, quando lo registrai, mi colpì questa cosa, che usciva pochissimo fiato, cioè pochissimo, c'era solo suono. Non so come facesse. Bellissimo. Però è pazzesco. Ci sono anche delle foto di quel giorno lì, era il 2000, mi sa, 15, 2014, c'era per un disco, beh, l'ho registrato in più, forse in due occasioni, però in quel caso era un disco di Lorenzo, di Jovanotti. Era sul disco Ora, e c'è un pezzo in cui lui fischia, ed era venuto a Milano apposta. Vabbè, lunga... Dai. Lunga... Dai. Vabbè, tu cosa fai? Scrivi anche le tue canzoni? Sì. Me l'hai sì, già te ne girata? Ho mandata una. Come devo cercare? Sì, si chiama Bucolica. Ti avevo messo come oggetto Cecilia Bucolica o Bucolica Cecilia, non mi ricordo ora. Aspetta, Provo a cercare. Te l'ho rimandata anche di recente. Ok, quindi. Ok, l'ho trovata adesso, Bucolica Cecilia. È vero, l'avevi mandata un po' di volte, va bene. E questa canzone la ascoltiamo, ed è anche prodotta da te o invece è prodotta da qualcun altro? Io ho scritto testo e musica col piano, poi l'arrangiamento è stato creato in studio. Va bene, dai, l'ascolto ora. Vado. E sei tu che fischi qui. Mi sento da sola, non sono poi così sola. La buonanotte vicina, mentre un'anima vola. Ma poi la gente lavora, si stanca e si riposa. Ma quanto è dolce il tuo viso, più bello è il tuo sorriso. Allora scriverò di te, ma tu non ci sei. Oh, ora scriverò per te laddove ti vorrei. Oh, oh, oh. Ma sono così un buco nel mondo che ha per attenuare questo vuoto che mi logora. Ma sono così un buco anche se perché se l'immagine più bella chiusa dentro me, mi basta una parola che mi fa sì. Non mi dispiace, trovo che... hai altre cose da sentire? Sì, ti potrei mandare qualcos'altro. Ah, ok, non c'è qui già, aspetta, fammi vedere. No, mi hai mandato solo Bucolica. L'unica cosa che mi sento di dirti è di cercare di sfruttare ancora meglio il tuo range vocale, nel senso che mi sembra che quando vai in falsetto, quando fai lo switch in falsetto, non renda così tanto il falsetto rispetto alla voce piena che fai sotto nella strofa. Ok. O meglio, perde, mi sembra che il timbro vocale perda un pochino la personalità e la caratteristica, capito? Quando vai un po' più su, quando vai più di, non so se dirti che sia il timbro sia di testa o sia semplicemente in falsetto. Aspetta, fammelo dire qua, quando è qui. Che mi fa sentire. Qua va bene, qua mi piace. Anemone col vento, pensiero di ritro. Dove eravamo? Speriamo. Oh.
sorriso, che bello è il tuo sorriso. Esatto, appena vai in falsetto, appena vai su, siccome perde di colpo personalità la voce. Forse il pezzo poteva essere affrontato anche una quinta sotto, una terza sotto, non lo so, giusto per dire, capito, una cifra. Basta, non, il resto non mi dispiace. Magari mandami altre cose così le sento e poi magari ti scrivo in privato. Va bene. Dai. Ok. Alla prossima. Grazie. Ciao Cecilia. Ciao. Ciao, 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 ciao. 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 Ok. Be local. Ok, ragazzi, vediamo chi becco. Via Libera, mi piace il nome. Scusa, mi sono dimenticato Fede, ma non ti avevamo già sentiti Fede McAllister? Mi ricordo il tuo nome per qualche modo. Ciao. Ciao Michele, come stai? Ci siamo già visti, mi ricordo di te. Sì, in effetti non pensavo di essere così fortunato. Non ti preoccupare, vabbè, è colpa mia. Cioè, non, cerco di ricordarmi che ho già sentito, ma cosa ci fai sentire oggi? Un altro pezzo? In realtà te ne ho inviati tre. Ok, qual è il tuo email? A Sorrentino. A Sorrentino. Vuol dire che faccio quello che... Eccoti, ti ho trovato. Quale vuoi sentire? Ah, forse mi dovrai dare l'accesso. Comfort, non farsi troppo male e mindfulness. Sì. Però mi devi dare l'accesso a tutti, perché vedi, mi chiede l'accesso. Come faccio a farlo? Non lo so, penso che ti dovrebbe arrivare in automatico. Io sto richiedendo l'accesso, una richiesta su Gmail, penso. Su qualcosa. Anzi, guarda, mindfulness non serve l'accesso, perciò ascoltiamo quello. Ok? Ah, sei andato in pausa. Beh, intanto, vediamo se ci sei, se no ti aspetto. Ah, adesso ho visto che mi hai dato l'accesso, però non ti vedo più. Eccoti, è ti ho ripeccato. Sì, funziona Michele... tutto. Quale vuoi sentire? Sì. Comfort? O non farsi tutte troppo tre male? Si aprono. No, sì, no, anzi Vai. No. Non si apre più Comfort, cavolo. Però dai, si apre non farsi troppo male. Sentiamo quello, ok? Vado. Va bene, va bene. Meglio dirselo adesso che in un qualsiasi motel. Immagini di noi in un parcheggio dove i sedili erano un letto, le auto piccole stanze, musica buona e con noi. Ma siamo destinati alle parole di conclusione, a quei messaggi aperti per errore. Amore, vedrai, dietro di noi niente sarà, tempo sprecato, ripetenti di un anno perso che ci ha insegnato. Ma siamo destinati alle parole di conclusione, a quei messaggi aperti per errore. Ok, mi sembra di ricordarmi, ma dimmi se sbaglio, che quando mi avevi sentito la prima volta era che tu volevi fare l'autore, in poche parole. Sì. Mi ricordo bene, sì, sì. Ma anche, mi sembra di ricordarmi che anche l'altra volta mi erano piaciuti i tuoi brani, no? Mi sembra che ti avevo detto, perché comunque c'è come posso dire, c'è il... cacchio, non mi viene la parola, il oddio, insomma, ci sai fare, ecco, non so come dire. Però ecco, qui la produzione ovviamente lascia un po' a desiderare semplicemente per la qualità. Forse ti avevo già consigliato di provare a mandare le tue cose a qualche... No, in realtà io ti ho scritto in privato perché mi dicesti che volevi girarmi qualche contatto di qualche... E magari non te l'ho fatto perché mi arrivano veramente tanti mail, però se me lo riri, sai cosa ti consiglio? Se mi scrivi un DM, cioè in privato su Instagram, è più facile che lo veda rispetto a mille email che mi arrivano. Sì, non ascolta. Io siccome non immaginavo che tu stasera mi in qualche modo mi ridavi la possibilità, io non so se si apre Mindfulness. Mindfulness è un pezzo estivo, cioè nel senso... Sì, l'avevo aperto prima, perciò si dovrebbe aprire. Guarda qua, vado. Vai.
torna lì, devo dormi nei tuoi orecchini al cerchio. Come una cabana che sotto la rete non ha e fa il suo numero al circo. E non mi serve un altro corso di mindfulness per capire come respirare. Ho sempre avuto un equilibrio, ma poi si è rotto. Il vento mi spinge come se lo capisse che mi serve una mano in un giorno pesante. Il vento mi spinge come se lo sapesse che non dormo più di pomeriggio, perché poi ancora peggio. E se ti penso che hanno perso e mi sveglio con i sensi di colpa. E con i sensi di colpa. Quando ti incontro vorrei. È anche più bello questo dell'altro, in effetti, sì. E il problema, secondo me, è come forse ti avevo. È bello che mi sta ricordando le cose. Cioè, è che è un target un po' adulto, no? Perciò bisognerebbe, quando tu proponi i brani, proporli per artisti che abbiano un target da quarantenne, capito? Così, giusto? È difficile sentire un ragazzino di 20 anni, 25 anni che canti queste cose. Però è bello, cioè, non mi dispiace. Mi ricordo che ti avevo detto tipo la parola Fiorella Mannoia, non per questi brani in particolare. No, se non sbaglio. No. Sì. In realtà credo che sia una questione di linguaggio. Per esempio, questo potrebbe essere un pezzo per Silvestri o Bersani, eh? Cioè, nel senso, non è che. Cioè... Ma il problema, secondo me, è proporglieli, perché io non riesco assolutamente a. Guarda, se posso darti una mano, se mi scrivi in DM, ti provo a dare una mano, magari do due o tre contatti diretti di capito, qualche editore, o poi magari loro ti diranno non ci interessa, però almeno ci provi, capito? Certo, mi dispiace per Comfort che non si apre, però va bene. Vabbè, ma manda, se me lo mandi dopo, non mandarmeli con dei link di Google che è un casino, mettili dentro l'email, è più semplice. Come MP3? Sì, li draghi. No, io ho il timore di intasarti la posta. Ma no, non si intasa mai, è una posta che tiene giga e giga, non ti preoccupare. Va bene, Michele, io ti ringrazio. Allora ti scrivo un... Tu non mi ricordo, sei di Napoli, no? O no? Sì. Esatto. Sì. Ma attenzione, ti do uno scoop incredibile. Sarò per una settimana a Napoli a fine luglio, che andrò a scrivere con Petrella, ma anche poi mi farò un po' di Costiera Amalfitana, perciò... Vabbè, se possiamo condividere un caffè... Io, tra l'altro, Petrella lo conosco di nome. Dai, volentieri, magari, dai, ci sentiamo in DM. Grazie molte. Ciao. Grazie di nuovo, ciao Michele. Alla prossima. Ciao. Grazie, ciao. Faccio il tour dell'Italia, ragazzi, da Milano a Napoli. Ok, madonna, quanti siete? Prima eravate 10, ora siete 20 e più. Dunque, avevo detto... Scusa, Fede McAllister, però io mi ricordo ti avevo già sentito. Guarda, ti chiamo lo stesso perché ti ho detto che ti chiamavo. Chiamami, esatto, ti sto chiamando. Eskimo Beat, ciao! Finalmente, ciao! Ma non ti avevo mai sentito o ti avevo già sentito? Mai, avete forse delle icone o belle che uno se le ricorda, che magari ti ho visto ma non ti ho mai chiamato, questo giallo che hai, no? Allora dico, cacchio, ma mi sa che l'ho già sentito, invece non ti ho mai sentito. Magari era tipo, mai. Quante settimane ci provavi? Da un po' o no? Sì, random, a volte ci ho provato, adesso non tutti i giovedì, Va bene, però... difatti. Senti, da dove ci chiami? La Novara. La Novara. Cosa fai? Io sono produttore, autore, scrivo un po' per un po'. Cosa c'è scritto là dietro? Ah, non riesco a leggere. Tu, oddio. Never mind, you are too drunk to read this. Ok, anyway. Sì, perché essendo al contrario mi stava venendo il cervello. Questo è il mio studio. Ah, bello, facci vedere lo studio. Monitor ultra wide. Cosa sono, le Yamakine? HS7. Ottime. E poi davanti cos'è quella roba gigantesca che non vedo bene? No, sotto. Cos'è? Ah, no. Master, qui un Monologue, e un Mini Nova. Figo. Questo qua, Boutique Roland. Bello. Bello, organizzato bene, però. Si vede che ci tieni. Copiato il fatto che si alza la scrivania. Giusto. Sì. Quella cosa l'ho copiata dal tuo studio. Non ce l'ho più, sai, quel coso in particolare. Ne ho un altro adesso. Ho uno più semplice, no? Però è bello, quando ce l'avevo mi divertiva. Devo dirti che alla fine, dopo 2 anni, 3 anni che ce l'avevo, non lo usavo mai, non andavo mai su e giù. Cioè era più un party trick, capito? Un trucco giusto per gli amici, per farlo vedere. Però
capisco che in realtà può servire molto. Lo usavo all'inizio quando arrivavi alle 5 di pomeriggio e magari stavi registrando un chitarrista e volevi stare un po' in piedi per non stare sempre seduto, capito? Esatto. E poi esatto. Tieni conto che quello che avevo preso io costava $8,000, cioè una follia, cioè veramente ingiustificabile. Chiaro, vabbè, chiaro. Comunque, cosa ci fai sentire oggi? Ascolta, volevo farti sentire qualcosa su Spotify, okay. Di mio, semplicemente. Dimmi, dimmi mi trovi sotto il nome MC McAllister, tutto okay. Attaccato. Sì. La canzone si intitola Su Spotify. L'unica cosa che ho trovato invece è un Thomas McAllister. Aspetta un secondo che cerco negli altri. Se cerchi su Spotify la parola su Spotify... Sì, sono su Spotify McAllister. Ah, ok, McAllister Spotify, giusto. Mettiamo Spotify. Perfetto, trovato. Sì. Ok, okay. Ormai questa nuova versione di Spotify appena clicchi parte da solo, l'hai notato che è cambiato? Sì. Una volta sì, ti cliccavi sull'artista e ti faceva vedere la lista, adesso parte direttamente. Qua cosa hai fatto? Produzione tutto? Cioè sei tutto tu? Esattamente, esattamente. Ma tu sei, ma scusa, vedo Davide, Taglia, ti ha prodotto Taglia. Mi ha mixato Taglia. Perché nella cosa di produzione, e invece tu sei Federico Sapia o no? Non c'entra niente. Sì, sarei okay. Io. Va bene, va, canti anche? Sì, certo, scrivo okay, e canto. Perciò scusa, tu hai prodotto, cantato e Taglia ha mixato. Taglia mi ha mixato, esattamente, sono uscito sotto la fatica. Bello che è Taglia, la gente non sa chi è. Io non canto come Elvis, faccio canzoni tridimensionali. Non rappo, non trappo, non ho gioielli, a parte i miei genitali. Mi senti nelle radio internazionali. Ma credi se dico che sono cresciuto tra Caruso e nuvolari. Ho ancora dei sogni pazzeschi, tipo suonare sugli aeroplani e rappare come Gali, ma senza fare i gesti con le mani. Su Spotify, quanti play fai, cosa non faresti per fare hype? Su YouTube, quanti iscritti c'hai, chi ti segue, ti guarda e ti mette like. Non uso l'auto, non canto in inglese. Il problema è, cacchio, non so come dirtelo, cioè è una roba vecchia, ma vecchia, cioè cazzo, cioè capisco, cioè, non scrivi male, ma cioè la roba autoreferenziale fatta così con lo zumpa zumpa, no cazzo, cioè e attenzione. Posso dirti che è stato fatto, io solitamente, cioè, io non voglio, non lavoro per il mio progetto, sono sincero. Quando tiro fuori dei pezzi è giusto perché avevo qualcosa nel cassetto, questo ci avevo messo una vita, a convincermi a tirarlo fuori. Non è per cavalcare l'onda di ciò che va o ciò che non va, è semplicemente stato per dare un messaggio che fosse stato una base però, piano voce. Il problema è che non è che tu dai il messaggio passa da come è prodotto un pezzo, ormai non c'è più, la produzione è tutto, capito? È il messaggio, non ci frega un cazzo a nessuno, gli interessa la forma, cioè prima che il messaggio arrivi ci deve essere la forma, se non c'è la forma la gente non ascolta il messaggio, molto semplice, è così semplice come te la dico, perciò se tu sbagli la forma la gente non arriva neanche a ascoltare cosa stai dicendo, cioè sente punza a punza, e attenzione, stavo per finire, poi mi hai interrotto, non sto dicendo che non si possa fare il punza a punza, anzi, cioè, il punza a punza rimane una roba, poi lo chiamo pure così, hai capito cosa intendo, no? Quella punta, certo. Però, cioè, è alla base di molti successi, e sarà alla base di moltissimi successi nel futuro, nei prossimi 1000 anni, però va fatto con intelligenza, cioè, con intelligenza di produttiva, di suono. Qui non c'è, purtroppo non c'è suono accattivante, cioè si può mantenere quel rapporto ritmico tra basso, chitarra, tra basso chiaro. E ritmica, però a livello di ricerca, non c'è ricerca sonora, capito? Perciò pensa quando Eminem faceva lui il punza punza, ma lo faceva in un momento non sospetto con suoni hip hop e però applicava quello, no? Cioè tu dovresti fare il punza punza, però applicando, non so, col future pop, con l'hyper pop, scusa. Anzi, perciò usare dei suoni estremissimi da Skrillex, ma ricreare il punto di vista così è troppo sentito e troppo scontato. E di colpo cosa succede? Ma non solo a me, a tutti. Pum, ti cade una saracinesca. Cioè, tu non te ne frega un cazzo, non vuoi sentire più niente. Anche se stessi... Perché comunque le cose che dici sono divertenti. Cioè, ci potrebbero stare se ci fosse una produzione che ti tirava più dentro, capito? Vabbè, certo. Non voglio essere capito, cioè sono critico, ma in maniera spero costruttiva, capito? No, chiaro. Proprio io perché dico... tu dici, io non faccio mai per me stesso, faccio per gli altri, però
anche a me succede quello che dici tu. Adesso sto lavorando il mio disco e per un bel po', mentre lavoravo, magari non, secondo me non ci stavo neanche dando l'attenzione sufficiente, proprio perché dico, tanto io produco per gli altri, quando produco per me, chi se ne frega. Però poi, in maniera molto, a parte che poi c'è lo scontro contro la verità, no? La realtà, io non posso permettermi, tra virgolette, di uscire e di avere 20.000 play, cioè, o meglio, chi se ne frega, però nel senso, devo cercare di far di tutto perché sia un progetto che in qualche modo alla gente piaccia, non solo piaccia a me, capito? E perciò devo anche confrontarmi con una maniera di realizzare le cose che porti in qualche modo dignità e forza al progetto, anche se anch'io psicologicamente sarei come te, dico, tanto è una cosa, cioè, quindi dici più play nel caso c'è uno che in qualche modo fa il produttore, dovrebbe fare, o l'autore dovrebbe fare un po' più play per dimostrare che no, comunque è una roba che sia vendibile. Ecco, questo così non è facilmente vendibile, perché una cosa, ma ti faccio una domanda, ma sì. I pezzi di Petrella, secondo te sono più vendibili dei pezzi di Premonini? Io stavo parlando di produzione, di suono proprio stavo parlando. Petrella non produce, Petrella è un autore proprio classico, secondo me uno, se non il genio in assoluto italiano degli ultimi 5-6 anni. Abbiamo avuto Zampaglione, Fortunato Zampaglione, certo, con cui ho fatto molti successi e che ne ha fatti molti anche senza di me, secondo me è geniale, e secondo me Zampaglione non è che è morto, è che è in una fase in cui sta rigenerando il suo talento. Petrella è un vulcano in piena, una roba, io ti dico, non ho mai, cioè era da tanto tempo che non mi divertivo e non avevo piacere di lavorare con una persona come lavoro con Petrella, perché è una persona che io preparo la base, mentre sto facendo la base lui arriva con una cosa in 20 minuti che non mi sarei mai immaginato, capito? E quello è ancora la base di tutto, lo stupore, capito? La passione e lo stupore, essere io stupirmi ancora dopo 30 anni che uno sta facendo una top line melodica che non mi sarei mai immaginato, o dice delle parole abbinate. Per me è un genio assoluto, cioè chiamalo come vuoi, genio, talento, o comunque si è fatto un culo così per arrivare a quello, no? Perché ha fatto, io mi ricordo Petrella all'inizio, quando aveva, come si chiama, le strisce. Tra l'altro, attenzione, Petrella ha fatto un grande lavoro anche sulla sua voce e sta cominciando a portare i suoi frutti, perché all'inizio non cantava così bene, all'inizio, wow. Anzi, io non ho nessun problema a dirlo anche dal vivo, mi sa che gliel'ho anche detto a lui, all'inizio a me, secondo me, la sua voce non aiutava neanche i pezzi che vendeva, capito? Chiaro, soprattutto con l'ultimo pezzo, non mi ricordo il titolo adesso, però cazzo, che è uscito da poco, 2 settimane fa, sì, come, in realtà come esatto, ce l'ho sulla punta della lingua, vabbè. Però secondo me anche lì sulla voce ha fatto un salto. Carlitos Way. Come Carlitos Way. Come Carlitos Way. Ecco, però dico, ecco, Petrella in questo caso però non c'entra, perché lui è più autore puro, che scrive una top line o con la chitarra o senza niente, perciò non entra nella produzione. Anzi, anche se devo dirti che è molto forte anche nell'indirizzarti la produzione, cioè anche lui è molto diretto, se una cosa non gli sta piacendo che mi metto a fare, me lo dico, ehi maestro, questa cosa non mi piace. Comunque, non so se riuscirò a fare dei Twitch, perché lui mi sa che è molto riservato, ma avrò anche un periodo, adesso verrò a Milano e farò 3 settimane di songwriting nel mio studio a Milano con tutta la Island, la Columbia, la Epic, un sacco di artisti, e cercherò sicuramente di fare un po' di Twitch live in cui farò vedere le fasi di scrittura mentre stiamo scrivendo. Mentre poi andrò a Napoli e scriverò 3-4 giorni con Petrella, e là mi sarà difficile, però sarebbe bello farvi vedere, perché è una figata, perché con la stessa sorpresa che ho io nel quando lui mi porta un'idea dopo aver fumato nervosamente per 25 minuti sull'ingresso del mio studio a Milano, perché sa che non si può fumare là dentro, però vuole che io tenga il volume al massimo in modo che lui sente la base che sto facendo anche da fuori dallo studio, capito? Cioè sono delle, per me è magia, capito? Cioè è ancora la cosa che mi fa andare avanti, come peraltro le cose che faccio qui in America più di tutto, nel senso che l'ispirazione mi viene più da lavorare con Lost Boy. Ieri abbiamo fatto una sessione per questo mega star di Snapchat, eravamo nel mio backyard, perché ancora non ci fidiamo a scrivere tutti al chiuso, no? Anche se sono vaccinato. Perciò, cioè, comunque vedere il talento di questi americani è incredibile, cioè hanno un'altra marcia, capito? E potermi trovare da 10 anni all'interno di questa, tra virgolette, grande comunità musicale, è pazzesco. Cioè sono le cose che ti gasano ancora e ti fanno svegliare la mattina. Perciò, ti manca l'Italia, Michele, un po'? No, allora, per l'Italia intesa come società, no. E come opportunità, no, per niente. Mi manca un po' la mia città natale, Padova,
perché dopo, quando io sono quasi cinquantenne, perciò sono a 49 anni, secondo me cominci a tirare dei bilanci della tua vita, o comunque c'è qualcosa nell'orologio biologico che ti fa amare o ti fa tornare ad amare le cose che odiavi della tua città di provincia, che, da cui volevi scappare a tutti i costi. Perciò, cioè, mi immagino, mi ricordo i miei posti dove andavo a scuola, le superiori, il conservatorio, cioè con affetto, capito? Sarà anche perché mia madre ormai è anche anziana, perciò ho anche voglia di rivedere mia madre, eccetera. Però no, l'Italia non tanto. Mi manca, sai cosa? Siccome sono eccitato di tornare a fare un bel po' di sessioni in Italia, perché mancando io dall'Italia da ormai 10 anni, ho un po' perso, capito, il contatto con l'Italia in generale, con i lavori, con le cose, eccetera. Perciò il fatto di farmi in 3 settimane, di vedere da, capito, dal roster Island, roster Columbia, per passare tutti i giovani anche, tanti giovani vedrò, e mettermi a scrivere con loro, quella roba mi diverte. Perché dico, adesso vi faccio vedere io, in 15 giorni scrivo 15 pezzi. Anzi, faccio 2 sessioni al giorno. Perciò farò anche, probabilmente, studio B e studio A insieme, capito? Perciò, ma vabbè. Minchia, ha fatto un excursus che siamo partiti da... Questo era per dirti semplicemente che... Quel pezzo non ti piace, ti fa cagare. No, no, per dirti che devi lavorare ancora di più se la roba è tua, non di meno. Cioè, perché cacchio, porta il tuo nome, porta la tua cosa. Perciò, se tu stai per effettuare un cambio di suono anche, diciamo, nel tuo setup, o semplicemente usa il tuo progetto perché sia il primo a portare dei concetti nuovi, no? Di arrangiamento, di suono, di timbrica, non l'ultimo, capito? Non so come dire. Chiaro. Tanto, proprio per lo stesso ragionamento che noi di solito ci sviliamo perché lavoriamo per gli altri, proprio per questo dico, bene, se per caso il nuovo setup musicale che vuoi fare su di te non funziona, tanto al massimo l'hai provato su di te, non l'hai provato su un altro. Bravo. Però, esatto. Vabbè. Dai, alla prossima! Grazie, ciao, a presto. Ciao. Ho fatto un panegirico come al solito, ragazzi. L'ho ammorbato, poverino. Scusate, vediamo chi c'è. Bello, Control Z, gruppo musicale. Vediamo. Ah, eccoti. Come scrivi, Andrea? Quando vieni a Milano, chiams. Sei cieco ormai. Pronto? Ciao. Non ti vedo, ti vedo nel buio. Sì, salve. Salve, come ti chiami? Sono Simone Montanelli, accendo un attimo la luce. Vai, secondo me è meglio. Che è un attimo. Ti vedo un po' così, forse è di notte, sera. Esatto, no, stavo vedendo la TV e nel frattempo la seguivo. Ascolta, da dove ci chiami? Da Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Ok, cosa fai? Scrivi? È un gruppo, Control Z? Sì, esatto, esattamente. E io avevo mandato un nostro brano il 29 aprile, una mail. Come si chiama? Simone Montanari. Simone Montanari. Aspetta che lo cerco, eh. Ecco, no? Sì, trovato. No, ne ho messi tanti di messaggi. Quale vuoi sentire? Ci manchi solo tu, pioverà, ruoto intorno a te, o voglio solo lei? Allora, ruoto intorno a te, però l'ultima del 29 aprile. Ah, ok. Sai che non c'è? L'ultima è 12, a meno che non l'hai mandato un'altra email, l'ultima di Simone Montanari è proprio quella lì, del dicembre, 13 dicembre. Ah, allora l'altra mail probabilmente. Come si chiama l'altra mail? È sempre Simone Montanari. No, dico no, c'è solo queste due. Cioè dicono non ho altre cose, capito? Ah, o hai un'altra email tu da cui me le hai mandati, oppure sono queste. Allora, se può ascoltare Ci manchi solo tu, vado. O ruoto intorno a te. Vado, Ci manchi solo tu. Dimmi un po' la storia, cioè cosa fai? Scrivi a un gruppo? Allora, queste sono canzoni che scrivo io da diversi anni, perché diciamo che non sono più un ragazzino. Sì. Posso darti del tu? Certo, ci mancherebbe altro. Perché siamo coetanei, io ho una 50ina di anni, scrivo 49, canzoni. Siamo proprio, siamo vicinissimi. E mi piacerebbe molto fare l'autore, e nel frattempo ho un gruppo, e suoniamo canzoni mie registrate diversi anni fa, e anche cose attuali, più attuali. Eccolo. Sì. Perciò questo l'hai realizzato anche tu, o l'hai solo scritto? Ma questo l'ho scritto io e realizzato a Milano nel,
nel 2001. Ok, vado. Beh, un po' datato, sai. Sì, esatto. Però adesso con il nuovo gruppo l'abbiamo riregistrato. Guarda un po' il silenzio che parla per te, e arriva lui che non capisce la tua luna che non gira, non gira più. Dei tuoi continui favole e tu eroi, sappiamo che non sbagli, pensi solo a te, e ancora che il vento no, non fa per te. E allora ci vai che sta tu. Beh, ovviamente appartiene a un'altra era, no? Cioè un altro modo di scrivere. Sì. Ma secondo me ti aspetti ancora un po', torna di moda. Cioè, nel senso che, a parte le battute, siamo quasi in pieno, almeno qui in America, revival anni 90, capito? Sì, esatto. Sta cominciando. Vabbè, diciamo che... E questo comunque, anche se l'avete fatto nel 2001, ha un po' quella roba, capito, inglese 95-96. Perciò, esatto. A parte le battute, magari si aspetti un po'. No, mi piacerebbe farti ascoltare la nuova versione. Con mandamele un poi in privato. Mandamele in privato. Sì, poi per la mail? È sempre quella, musica@canova.pro, dove mi hai mandato l'altra. Ok. Dai, va alla bene. Prossima. Ciao. Grazie mille. Ciao, buonasera. Ciao, buona serata. Ciao. Ragazzi. Scusate, vediamo chi c'è. Ops, scusate. Gabriele Andrisani, mi sembra di non aver mai sentito, perciò. Ah, ecco, altrimenti si fa il 2031. Sigma The Voice, dai, dopo ti chiamo. Ruben Cocco, mi pare di averti già sentito, mi sembra, no? Ciao. Sono fortunatissimo, buonasera. Ciao, come stai? Bene, tu come stai? Bene, da dove ci chiami? Da Bologna, sono originario pugliese, però mi chiamo da Bologna. E cosa ti hai mandato? Ti ho mandato una mail con un link Spotify, okay. Del brano pubblicato. Dimmi direttamente cosa cerco su Spotify, così facciamo prima. Dimmi. Prendo un treno, Gabriele Andrisani. Ok, qual è la tua storia? Cosa fai? Scrivi, canti, suoni la chitarra? Non c'è niente. Sì, scrivo da un paio di anni, perché io sono un chitarrista. Okay. Nacco come chitarrista, sì. Da un paio di anni mi ha appassionato il mondo della scrittura, insomma, del cantatorato, chiamiamolo così, non so se è giusto dire così. Ok. Mi arrangio tutto io, insomma, nel mio home studio, registro tutto da me stesso e poi faccio mixare comunque ad esterni. Va bene. Perché a masterizzare, insomma. Dai, allora ascolto, prendo un treno. Non c'è differenza tra noi. Aspettiamo ancora il primo passo, quando basta mettersi per strada e camminare. Aspettiamo una reazione, quando basta dire in faccia mi piaci. Seduti uno di fronte all'altro, inizio io, inizi tu. Prendo un treno e vado dove si sta bene, meglio ancora se riusciamo a bere. Le canzoni e le regge mi fanno guardare le persone. In maniera differente, scorro tra le news. Ma tu non ci sei. Vorrei guardarti casualmente, ci ho mentre panni con le amici tuoi. Aspettiamo le gioie, come si aspetta il numero del binario sul tabellone. Per il treno che in ritardo passerà, per il viaggio che farò, per il futuro che non... Ma non è mai... Cioè, però mi sembra proprio che faccia parte di una generazione che... È roba vecchia, sicuramente. Sì. Ripeto, un po' come diceva l'altro ragazzo, no?
Io lo faccio appunto per una cosa mia, cioè nel senso non Ma ho sì, più ma grandi difatti desideri. Perché si sente che ti piace farlo e che perciò mi se non è per forza. piace buttarmi sugli strumenti e Allora, fare fallo, affidamento. basta. Cioè, non è che tutti devono per forza essere in competizione, capito? O comunque Certo, volere. sì. Dai, alla prossima. Mi ha Ciao. fatto piacere. Ciao, ciao, ciao. Ciao Gabriele, ciao. Scusate, avevo detto, mi sono dimenticato, avevo appena detto, c'ho la memoria veramente di una coccinella. Ah, Sigma The Voice, ecco, mi sono ricordato adesso. Ma scusa, ma Sigma The Voice, non ci eravamo già sentiti? No? Boh, mi sembrava di sì. Vediamo. Secondo me sì. Ciao. Ciao! Ma non ci eravamo già sentiti? Mi ricordo questo nome, no? Mai. No, Pazzesco, però si ti vede ho che come nel caso di stalkerato. McAllister mi ricordo il nome. Ascolta, da dove ci chiami? Dalla Brianza. Come ti chiami? Elisa è in arte Sigma The Voice Ok. e canto da quando sono piccola e ti ho mandato delle mail. L'ultima che ti ho mandato dovrebbe apparirti tuta. Dovrebbe apparirmi. Sigma The Voice, tuta. Esatto, nel nostro piccolo lo fai. Oddio, No, tuta, c'è cioè l'ultima, non c'è. aspetta un attimo. No, l'ultimo è il gennaio 28 2021, come Sigma The Voice. Poi c'è. No, quella lì, aspetta, prova a rimandartela. Prova a Ok. Ma rimandartela. tuta è il nome del Sigma. pezzo? Sì, tuta è il nome del pezzo, aspetta. Ah, Cerco tuta come nel musica. Aspetta, musica. No, Sigma The Voice tuta. Te l'ho provata a rimandare adesso. Allora, aspetta che provo a vedere. Stigma. In teoria dovrebbe uscire stasera, ma ancora non è fuori, quindi ti ho mandato un link con un'anteprima. Ok, no, non è ancora arrivato niente. Ma l'hai mandato Allora. comunque a scanava.pro? Sì, esatto. Ti posso dire il link direttamente, fontaneto.bandcamp.com. Vado. Ti usciranno, vabbè, insomma. Ok, e tuta, Rovi. Sì, Ma qual è? Non sono capisco. sempre io. Cioè, chi è Rovi, chi è tuta, chi è Fontanice? Non capisco più niente. È il produttore, però vabbè, E tu dove insomma, sei, Sigma aspettiamo. The Voice? Non vedo scritto su Sigma The No. Sono sempre io, perché è un'anteprima che non è pubblica, Voice. diciamo. Cioè, è Ok, ma tuta pubblica, è il ma no. titolo della canzone. Fontaneto chi è? Sì, tuta, sì. È il produttore. E Rovi sei tu. Ok. Sì, sono sempre io. Ci stai rivelando. Confuso. Bello però tutto dentro la. In effetti siamo stati un anno in tutta. Esatto. A me non dispiace, sai cosa? Gli manca. Allora, ci vuole molto più lavoro sulla voce, ma molto di più. Perché tu non sei. Non sei. Cioè, per quanto è figo il testo, è figo l'idea, no? È figo Sì. anche l'idea di giocare con l'autotune, si sente che non sei a tuo agio ancora a giocare con l'autotune. Cioè, doveva essere veramente.
doveva essere veramente come se fosse il pezzo di Travis Scott, capito? Proprio con quella qualità, sì. Con anche no, i cori dietro nel riverbero, così. Però, cioè, tu, è così. Sì, sì, ma tu sembra che non hai ancora... Cioè, dovevi affrontarla. No, ero imbarazzata. Ti dovevi proprio farla come se fossi una rapper, capito? Buttarla giù. In teoria lo sarei, cioè, perché io l'ho registrata senza l'autotune e poi c'è, cioè, una cosa fatta a distanza. Per cui, però, capito, non è male, che l'ho fatta. L'idea non era male, cioè... Cioè, che poi io non faccio neanche questo tipo di pezzi, però ho cominciato a fare questa collaborazione con Luca Fontanetto e allora ho detto lanciamoci su qualcosa di più fresco, però non sono ancora appunto a mio agio, mi è proprio beccato. Sì, però vai avanti, magari sarà la prossima, però è divertente in effetti. Cioè, sì. Non so come spiegarmi, cioè, se questa cosa fosse stata... Sì, no, ho capito benissimo. No, ma anche poi nella produzione, non fosse registrata ad arte, cioè... Non dico che deve essere hi-fi, va bene che sia lo-fi così, però che sia ancora più incisiva nella produzione della cosa. Cazzo, cioè, poteva pure essere un successino. C'è di uno che dice, capito, continuamente sono in tutto, l'anno. Cioè, è figo. Sì, no, vabbè, io, cioè, adesso concludo e lascio spazio a altri perché non voglio parlare troppo di me. Però praticamente ho ricominciato a cantare perché sono ammalata di Parkinson giovanile. Ne approfitto per dirlo perché... è una patologia diffusissima tra i giovani, so. E praticamente niente, mi ha tolto la voce e io esercitandomi col canto, cantando. Comunque ho riacquistato, quindi per me comunque è una terapia, poi vabbè, da lì a impostare una carriera sicuramente no, però, ci possono oceani, però, non so, però mi diverto. Questa è la roba migliore che ho sentito oggi, comunque cioè, non è solo vabbè. Divertente. Non è solo cioè, non è questione di essere divertente, perché secondo me la musica divertente basta, a me non sì. piace. Cioè, figa perché infatti, giochi con un cliché, che giochi con un genere, capito? Sì. Se facevi veramente, ma lo puoi fare con la prossima canzone, secondo me con la prossima canzone si fa un salto in più e crederci, sì. ovviamente sapendo che sta interpretando un ruolo, capito? Cioè, sai che cosa? Più che altro quando lavori anche con produttori diversi, sei comunque, tenti di fare tutto da te. È molto difficile raggiungere un livello alto, capito? Anche se tu sei vabbè, questa qua comunque c'era un po' sottotono la voce, però quindi avere anche comunque un parere da chi produce, che lavora comunque nell'industria musicale. Ma le cose che invece facevi prima cos'erano? Totalmente diverse? No, sono simili comunque, io continuo a scrivere le mie canzoni, ma più scusa, cantatoriale da un certo... Quelle robe che mi hai mandato di con email, Sai perché? Quella lì è versione lo fai e suona un po' male, però se cerchi nel nostro Queen of the Nuclear Rain, ah no, ma in inglese però, no. Ah no, è in inglese. No, vabbè, però è bella. No, se nel nostro piccolo c'è su YouTube già MasterChef. Questo cos'è? Hai dato un altro? Ah, sempre quello. Questo è lo fai. No. Questo è veramente lo fai. No, infatti... è il nostro piccolo un tocco non bel trilogo, non sono solo limiti, il nostro piccolo spazio, quello di essere davvero grandi, davvero sì, così uguali, bello averci un occhio in un l'altro, così diversi, occhi negli occhi, l'una dell'altro persi. Emergenza, la cioccolata, ma giusto perché Pasqua, e parlerò un panno di ridere, non penserò per te un sogno. Per esempio, senza entrare nella scrittura, che comunque non è male, però ecco, non faccio anche difficoltà a sentire bene tutte le parole. L'attitudine vocale che c'era in questo pezzo non la preferisco, invece, cioè preferisco l'ultima, cioè preferisco tutta. Sì. Perché, sì, certo. Capito? Cioè, c'è qualcosa di un salto ulteriore in tutta. Sì. A livello questa di era testa. Veramente lo... Era veramente lo fai comunque questa versione qua. Se hai qualcos'altro, manda. Capito? Va bene, dai, grazie mille. Ciao. Dai, alla prossima. Ciao. Ciao. Ok, ragazzi, vediamo se ne sento un altro. Mister Triba, mi sembra di non aver mai sentito. Vado Mister Triba. Ma sì. Vado, ragazzi. Ciao, Iliano.
Eccoci. Ciao, come stai? Ciao. Ciao, tutto. Ti vedo a blocchi proprio. È difficilissimo vederti. Si blocchi in continuazione. Aspetta che provo magari. Provo a vedere se... ti conviene magari... Tanto sento Manu Viola che dice mai sentito e poi magari prova a collegarti un altro wifi, forse. Pizza by Palermo, ciao. Fai vedere il basso Rickenbacker? Che anno è? È un Noir. Ciao. Buonasera. Ciao, ciao. Come stai? Tutto bene, tu? Bene, bene. Da dove ci chiami? Da Roma. Da Roma. Cosa ci fai sentire oggi? Cosa fai? Produci, canti, rappi? Canto. Sto facendo anche i casting di Amici quest'anno, dai, insomma, ci stiamo dando da fare, dai. Sì, sì. Che email devo cercare? manuelviola2002@gmail.com. 2000. Tu sei un 2002? Sì, 19 anni. Madonna. ecco qua. Dunque, oddio, è Mary Jane, sì, dovrebbe... È l'ultima, controlla l'ultima, sì. È l'ultima, sì. No? È del 27 maggio. È un pezzo che ho fatto con mia sorella nella nostra stanza e poi l'abbiamo registrato in un altro studio, ovviamente, perché io ho fatto scheda audio e microfono, insomma. Ma tu l'hai anche prodotto o è una base che hai trovato? No, una base che ho comprato su YouTube, insomma, perché non sono proprio nuovo, sono solo un cantante. Va bene, dai, lo ascolto allora, vado. E c'è anche tua, hai detto che c'è anche tua sorella che canta? Sì. Sì, anche lei, 17 anni, insomma, noi viviamo la cosa della musica insieme. Ok, vado. Io non ti penso più. Eravamo un film che guardi alla TV. Volevo essere Cupido e tu la Mary Jane. Mi chiedi come va, ti rispondo tutto ok, tutto ok, ma non è così. Sono sdraiato sul pavimento e guardo quelle vecchie foto, io non riesco a stare calmo. Non trovo il mio cuore, è rimasto sul tuo palmo. E a rincontrarci ora, chissà che imbarazzo. Io non ci grazie a te, voglio sbracciare su un bel... Hai fatto piacere... Ops. Dove non erano te, i problemi contro di me. Che voglio sai, oggi non sei qui a risolvere i miei guai. Il tuo profumo addosso è forte più che mai. Vivo contro il muro e ripenso a noi. Io cerco distrazioni, la gente resta fuori. Ma la tua voce che resta sempre qui. Ma guarda, la scrittura ancora. Dunque, allora, partiamo da tua sorella. La tua sorella, secondo me, ha un po' bisogno di lezione di canto, un pochino, più che altro per gestire la voce, gestire il timbro, gestire l'intonazione, però non è male. Sì. Invece tu, a livello vocale, mi sembri molto più convincente, sia come suono, proprio come timbro, sia come affronti le note e tutto. Il pezzo è ancora un po' acerbo, cioè un po', però insomma ci sta, dai, cioè non è che è vero, 19 no. Anni scrivi, capito? Però continua a scrivere, perché secondo me il timbro è bello, capito? Come esci? Cioè, grazie, poi questo non è neanche il mio genere, insomma, io sono più cantautore, ti ho anche mandato su Instagram, me l'hai anche visualizzata, sicuramente non te lo ricordi perché avrei direct pieni, una cover che ho fatto di Daddy, insomma io sono di un altro proprio darsi, genere, no? Darsi, sai, tantissimi hanno fatto cover di Daddy. Comunque, però ho voluto fare una cosa moderna. Comunque, continua, grazie. Dai. Alla prossima. Ciao, Manuel. Grazie mille. Ciao, Michele. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao. Ok. Sì, non era male. Volevo risentire, dunque... Oddio, mi sono dimenticato ora il nome. Cavolo. Chi era quello che non riuscivamo a... Eri Mr. Triba? Oddio, sì, Mr. Triba, mi sembra. Riprovo. Ciao Enfri K. Ciao. Eccoci, mi sembra meglio. Mi vedi? Sì. Ok. Ma ti bloccavi, proprio veniva la rotellona, capito? Ascolta, cosa fai? Okay. Dove ci chiami? Da Campobasso, del Molise. Ok, e ci hai mandato un'email? Sì, l'email sempre Mr. Tripa.
Ok, aspetta che lo cerco. Cosa fai? Rappi, canti? Sì, rap, scrivo, sono, sì. Rap e scrivo. Spotify, ascolto lì Spotify? Sì. Ok. Sì, sì, Roma magari. Roma, Roma cashback, ok. Qualsiasi. Chi l'ha prodotta? È un mio collega, un mio amico. Ok, va bene, vado. Roma. Ok, grazie. Guardando sti giorni grigi, erano pareti, noi siamo rimasti amici. Quanti secondi prima di dire che siamo felici? Quest'era dice al facciamento ancora dici che ho il cuore di vetro, ho scatola fragile. È facile parlare di ego quando mi piego. Dico che non mi sento più intero. Allora latte scremato con caffè la mattina, ma ancora non mi siedo. Ma come bello stare sotto vento, come le sue scuole di vita nel tempo. I miei menti perfetti non trovavo. Siamo dei quadri appesi al mondo prima di tutti questi inferni. Com'è bello stare sotto il vento, come adesso scorgo le divinità del tempo. I miei menti perfetti non trovano difetti. Siamo dei quadri appesi al mondo prima di tutti questi inferni. Come sto, come un palo allo stop. Dunque, un po' tutto già sentito, timbro un pochino tanto sì. Sussurrato che non si capisce la voce bene. E secondo me molta ingenuità nel testo dal punto di vista proprio di testuale, insomma. Niente, boh, farei altre cose, cioè continuerei, cioè non lo so, non trovo grandi robe che mi gasino, ecco. Ok, ho capito, grazie. Dai, alla prossima, Mr. Triba. Ciao. Dai, grazie mille, ciao. Aspetta che non so come, ciao. Oddio. Come faccio? Ce l'ho fatta, ciao. Ok, ragazzi. Dai, facciamo anche Ento Official che ci dice che ci hai mandato un inedito che ci stupirà. Stupiamoci con... Mo adesso ci devi stupire. Ciao, Michele. Mo ci devi stupire. Come ti chiami? Mi chiamo Antonio, in arte Ent, e vengo da Reggio Emilia. L'email qual è? Ent Sirica, parte... Ent cosa? Ent Sirica, Savona, Imola, Roma, Imola. Ho mandato due pezzi oggi. Savona, dovrebbe essere Imola, e poi? Imola, Roma, Imola, Como, Ancona. Tutto attaccato, Ent Sirica. Ok, aspetta che non lo trovo. Non lo trovo, Ent... Ah, Ent con la... Scusa, perché io Ent lo scrivo con la... ormai... No, hai ragione. No, hai ragione tu, sei italiano. Ok, trovato. Mantra di una mente stanca. Sì. Ok, cosa fai? Produci, scrivi? Scrivo. Ho un produttore che è un mio caro amico, okay. Si chiama Chris Knight. Ok. Questo è... Abbiamo fatto qualche... Lo sento. Sì. Grazie. Prendi tutto il tempo presto, mettilo dentro un cassetto, poi prova a guardarti dentro, chiediti se sei contento, che risposta sciocca aspetti, sì che prima scegli ma poi te ne penti, eliminiamo dalla vita dei commenti per riuscire a vivere belli e contenti. Mio padre mi ha detto ho fatto un altro figlio, dove mangi tre ci puoi mangiare in quattro. Ho ascoltato il suo consiglio, sì, fino a appena fatto un altro. La scrittura serve solamente per farci sentire un po' più eterni. Vorrei nascere Gesù anche solo un giorno, così la fortuna riuscirà a vedermi. E questo è il mantra di una mente stanca, mentre lì che zero soldi in banca. Di chi fa le cose di pancia, paranoia contro calma piatta. Perché chi fa cose rare è visibile come con l'aria rare fatta. Vedo buio, basta e tu mi dici di seguire sempre quelle luci di ribalta. E l'impatto è pesante se cadi dall'alto. Sì, non mi fa impazzire, mi sembra un modo vecchio di fare questa roba qui. E ti dico, prima di tutto, secondo me, il suono della voce no, è troppo esagerato, cioè non vieni fuori tu, capito? Cioè questa cosa di tutto piccolissimo così. Poi, la base è quello che è, cioè non si muove tanto. Metricamente tu cerchi di muovere, raddoppi di mezzi, non lo so...
sicuramente sai scrivere, però non so neanche se sia questa la roba che ha oggi uno che sa scrivere fa, capito? Non so come dire. È come se dovessi spostarti nel 2021, capito? Si capisce che sai scrivere, però cacchio, sì, cioè, senti quello che c'è in giro, capito? E adattati, capito, almeno allo stile delle produzioni, allo stile del coso, cioè, però quella voce così poi dà molto fastidio, secondo me, non fa neanche venire fuori bene la storia, perché che stai raccontando, perché è esageratamente, no, equalizzata, esageratamente fatta diventare. Vai, alla okay. prossima. Ciao. Grazie, grazie ciao, mille lo stesso. Ciao, Michele. Ciao. Ok, ragazzi. Alla prossima, ci vediamo giovedì prossimo per Canava Ascolta. Domani non, mi sa che non c'è, magari facciamo un Q&A io con voi su cose tecniche o quello che volete, anche quelle domande che vedevo scritte oggi di musica, di tutelare i diritti. Possiamo farlo domani intorno alle 18.30. Poi dico a Vincenzo di fare una story, perché penso che Pino è in vacanza, perciò mi sa che domani non c'è. E poi ci vediamo come al solito martedì prossimo per Speed Date, che è saltato nel martedì scorso perché ero in una sessione e non potevo farlo. Dai ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao a tutti.